Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa nuova lezione della tarantella rigitana, versione B che trovate sul volume 3. Oggi vedremo insieme la pagina numero 20 ed è così. In questo caso abbiamo visto pagina 20 e 21, tutto in diretta come sempre, quindi a volte decido man mano, insomma, fino a dove fermarci. Nella lezione precedente siamo arrivati qua, vedete, sulla prima nota. Oggi siamo fermati a pagina, insomma, 21, qui, secondo rigo, terza battuta. Bene, iniziamo a vedere dall'inizio. Qui è la stessa cosa della pagina precedente, la prima battuta e la seconda. In chiusura. Uguale, poi 3 in battere, 4 in levare, poi 4, 3 cerchiato, 3 e 5, 2 cerchiato in apertura, due movimenti. Quindi è questo rigo è così. E poi 1, 2. Ed ecco qua questo rigo, cercate di collegarlo per bene. Le prime due battute sono uguali a quelle della lezione precedente, cambia solo qua, 3 in battere, 4 in levare, 4 3 cerchiato, 4 e 5 2 in apertura che dura 2 cerchiato, 2 pulsazioni. Andiamo avanti, 5 e 2 in battere, 2 cerchiato in battere, stessa cosa in levare, 4 3 in battere, 4 3 in levare, 3 2 in chiusura, 2 pulsazioni. Questa sequenza l'abbiamo già incontrata, è così. Chiaro, quindi battere e levare. 3-2 in chiusura, 2 pulsazioni e ripetete questo per 5 minuti. Ecco qua, pam, pa, pam, pa, pa. Andando avanti, vedete 3 cerchiate e 2 in chiusura, solo il 2 cerchiato, poi in quinta posizione 4-3 in battere e in levare, in apertura 4-3, 2 pulsazioni. Terza e quarta battuta è così. Lentamente. Premuto invertire il mantice o altrimenti le ribatto. Così. Ripetete questa battuta per il tempo necessario, queste due battute il tempo necessario per memorizzare. Collegate tutto il rigo, sarà così. Poi collegate i due righi e sarà così. Nel rigo successivo abbiamo due volte il 2 cerchiato, un in battere e un in levare, poi 3, 2 cerchiato, 3, in chiusura 4 e 2, chiaro? E questo. Poi andando avanti, sempre in chiusura, due volte il 2 cerchiato, battere e levare, 4 e 3, battere e levare, 4 e 3, in apertura, 2 pulsazioni, e così. Ed ecco qua, queste due battute, una e due, le ripetete per 5 minuti e poi vediamo tutto il rigo, lo fate tutto il rigo. Tutto il rigo è così. E poi collegate tutto dall'inizio. Il quarto rigo è 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, 3, 2 cerchiato, 3, questo. E chiusura con 3, 2, 5, 2. Quindi questo, poi 3, 2 cerchiato, 3 in battere, 2 cerchiato in levare, e 4 e 3, due volte pappa, in battere, quindi 1 in battere, 4 e 3 in battere, 4 in levare, 4 e 3 in battere, 4 e 3 in levare. Ultima battuta, abbiamo 5 e 2 cerchiati in sesta posizione in battere, 4 e 3 in levare, in battere nuovamente queste, in levare
tre cerchiate e due cerchiate. E questo? Ancora questo. Fatelo per 5 minuti e collegatelo alla battuta di prima, sarà così. Ed eccoci qua. Queste due battute, questa con questa. Poi fate tutto il rigo sarà così. Fatto questo, collegate i quattro righi da prima, andiamo avanti velocemente. Stessa ritmica che avete trovato qua in chiusura, lo fate in apertura. Ed è così, il rigo successivo, penultimo. Poi in chiusura 3 cerchiato e 2 in battere, 4 e 3 in levare, 4 e 3 in battere e 2 cerchiato in quarta posizione in levare. Questo, poi 4 e 3, siamo in sesta posizione qua, poi 4 e 3 in quinta posizione, in levare, in battere questo e in levare il 2 cerchiato. E questo, colleghiamo queste due battute, così, pam, pa, 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 pa. Ed è, sarà così, prima in apertura, poi in chiusura. Più lento. Terza battuta, 3 volte 4 e 3, battere, levare, battere, solo il 4, quindi questo. E poi stessa cosa di prima, vabbè, uguale più o meno, quindi cambia solo l'ultima nota, ciò che avete fatto qua in chiusura, vedete? Sì, qua in chiusura lo fate in apertura, aggiungendo solo anche l'altra nota qui. E sarà questo. Dopo quindi 3 cerchiate e 2 in battere, 4 e 3 in levare, 4 e 3 in battere, 3 cerchiate e 2 in levare in quarta posizione e collegate questo. Fatevi tutto il rigo, sarà così. Ecco qua tutto il rigo. Chiaro, questo è tutto il rigo, lo fate con calma. Ultimo rigo, qua stessa cosa di prima, qua il ribattuto, in apertura in quarta posizione, ed è così. Quindi battere, levare, battere, levare. Poi in chiusura, in quinta posizione 4 e 3, e 2 cerchiato. Queste due battute sono così. Potete anche tenere premuto 4 e 3 se ci riuscite, altrimenti va bene uguale. E così queste due battute collegandole. Poi andiamo avanti, terza battuta, 4 e 3 e 4 e 3 nuovamente. E poi come sopra. È uguale, cambia ben poco. Ecco qua. Questa battuta è uguale a quella che abbiamo fatto sopra, quindi ecco qua, questo l'abbiamo studiato prima. Fatelo per bene, vi ripeto quest'ultimo rigo, così. Ed eccoci qua. Attenzione a queste note che durano un movimento. Va bene? Questa è uguale a questa. Andiamo avanti. Qua è 4 e 3 che dura un movimento, cambia ben poco qui. Abbiamo 4 e 3 in apertura. Poi come prima. Prima si ripetevano 3 volte. Poi c'è ora prolungate. Poi in apertura. Poi 4 e 3, secondo rigo della pagina nuova. 3 cerchiate e 2, 5 e 2 in chiusura, due pulsazioni, 4 e 2, due pulsazioni. Ripeto questi due righi della pagina nuova. In apertura, chiudo. Beh, spero che vi sia chiaro.
Questi due righi, eccoli qua, ve li studiate con calma, attenzione che cambiano ben poco. Qua vedete, avevamo un ribattuto tre note, qua invece ne abbiamo solo due note, un, due, insomma lungo è pa, pa, lì era pa, pa, pa. Tutto questo, va bene? Bene, per questa lezione è tutta, è stata un po' rapida, insomma, quindi l'importante è che studiate i pezzi che vi ho detto e il tutto sarà molto più semplice. Se vi è piaciuta questa lezione, condividetela sui social. Così insomma pubblicherò anche quelle successive. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!